Al mattino a quest'ora di solito si pensa a, non lo so, cappuccio e brioche, sì, e noi sì. Invece ci occupiamo più di... coraggiosi all'uovo sbattuto, ecco la pancetta, ma noi andiamo ben oltre, ci vogliamo occupare di pizza questa mattina, ma in particolare proprio perché c'è questo evento in questi giorni a Milano, ma in realtà è un format che ha girato un po' tutta Italia, il Pizza Village at Home, ne parliamo con uno degli organizzatori del format, appunto, del Napoli Pizza Village, nato alcuni anni fa e poi appunto ampliato, declinato in altri modi anche proprio durante questo periodo un po' particolare, questo anno e mezzo. Alessandro Marinacci, bentornato su RTL, buongiorno. Buongiorno, buongiorno Giussi, buongiorno Enrico, buongiorno a tutti gli amici di RTL 102.5. Siamo alla seconda edizione At Home, il tour quest'anno è partito da Palermo, proseguito a Napoli, la tappa conclusiva è qui a Milano a partire da domani. Che bilancio possiamo fare rispetto alla prima edizione e soprattutto cosa ci aspetta qui a Milano? È tutto pronto, come dicevi Massimo, per l'ultima tappa di questo tour di Pizza Village at Home. La prima edizione, quella dell'anno scorso, è stato davvero un successo inaspettato, in un momento difficilissimo per tutto il comparto della ristorazione e degli eventi, ma Milano ha risposto alla grande, al punto appunto da ripeterci. Siamo di nuovo con i pizzaioli napoletani pronti a consegnare le creazioni dei nostri maestri pizzaioli nelle case dei milanesi. Insomma, Marinacci, dai, diciamoci la verità, per far mangiare una pizza veramente, no, degna di questo nome ai milanesi bisogna scomodare il Napoli Pizza Village, se no... cioè la volta buona. Aspettiamo di tornare a vivere, insomma, presto, speriamo la prossima estate, le emozioni del Napoli Pizza Village in quella splendida cornice del lungomare che ci ha ospitato per tanti anni, che ha visto RTL protagonista delle nostre serate su quel palco, davvero notti indimenticabili. Intanto la pizza resta e sempre sarà sinonimo di convivialità, quindi ha unito amici, famiglie a casa o in pizzeria anche in questi mesi, in questi ormai 2 anni. Esatto. Pertanto continua ad essere, la pizza non ha mai smesso di esserlo, un rituale, noi diciamo, di gioia e allegria. E le notti magiche del Pizza Village in realtà sono già uscite dall'ambito napoletano più volte, l'abbiamo detto anche col Pizza Village at Home, ma poi insomma anche a New York avete fatto un saltino, ricordo male, stiamo cominciando ad andare all'estero anche, no? Ricordi benissimo. Eravamo nel pieno della internazionalizzazione del progetto Pizza Village nel 2018, nel 2019 siamo stati a New York, anche lì inutile dirlo, un grande successo con i pizzaioli napoletani che vengono accolti davvero come delle pop star. E allora Alessandro Marinacci, appunto, come detto, tra gli organizzatori del Milano Pizza Village at Home, spieghiamo bene ai nostri, a questo punto, concittadini, ma in generale in tutte le città in cui poi si è svolto e si svolgerà magari prossimamente il Pizza Village at Home, come funziona? È un evento che vive di due momenti, uno virtuale sui nostri canali social Facebook e Instagram, da lì sarà possibile accedere ai link per l'acquisto, per la prenotazione. Giusto? Per la prenotazione siamo già in prevendita, esatto, Giussi, e quindi si potranno poi ricevere le pizze a casa, mentre sui social appunto ci saranno una serie di contenuti, tra cui pizza class, insomma tante curiosità, certo, per gli amanti della pizza e non solo. Contenuti virtuali in avvicinamento. Dici il sito che lo mettiamo subito nei preferiti, vai. www.pizzavillage.it. Molto facile, bene, grazie. Grazie Alessandro. Alessandro Marinacci. Grazie sempre a voi. L'aspettiamo grazie. Anche qui, pure alle 8 di mattina. Ciao Alessandro. Buona pizza a tutti, buon Pizza Village. Ciao. Grazie mille.